Salve care carissime, buongiorno, benvenute, bentrovate, ben svegliate, eccomi qua nel mio canale Zaire sui tarocchi, questo è il mio messaggio del giorno per voi. Allora, come di consueto, inizio già a mischiare le carte, così che voi, insomma, non aspettate tanto tempo per la composizione di questo messaggio del giorno. Che come sapete io lo diciamo così, lo scelgo le carte, insomma lo formo, lo costruisco rigorosamente davanti a voi per come dire, insomma, per serietà, perché comunque non voglio che pensiate che io possa preparare le carte magari prima, siccome questo è un interattivo che io faccio tutti i giorni. Qua sono cadute due carte e le prendiamo. Anzi, sono tre carte. Ah, non l'avevo visto. Benissimo. Siccome è un interattivo che io faccio tutti i giorni e spesso le stesse sembrano quasi vertono sempre su delle situazioni che a volte possono anche. Aspettate, qua si è girata una carta e noi la prendiamo, perché quando si gira una carta è un po' come quando la carta esce. Così di getto ha lo stesso significato. Quindi dicevo, per cui ovviamente, insomma, io per quello scelgo le carte davanti a voi, proprio per farvi capire che io non ho nessuna responsabilità delle carte in uscita, perché insomma la scelta viene fatta in maniera puramente e assolutamente casuale. E quindi questa è la prima cosa di cui vi voglio parlare. La seconda cosa è che sono interattivi collettivi generali. Lo so, mi ripeto spesso, ma dovete considerare che possono essere tante le persone che si avvicendano per la prima volta, quindi non sanno le cose e io devo assolutamente tenerle informate, anche perché è importante che voi vediate questi interattivi in maniera giusta. Ecco, io non voglio creare false speranze, false illusioni. Cioè, voi dovete capire che questi sono interattivi collettivi generali. Quindi è chiaro che non possono risuonare su tutte le persone che lo vedono, però sicuramente i riscontri ci sono, perché no? Però quei riscontri che vengono fuori, prendetele comunque. Guardate, questa non lo so, questa la piglio perché mi è caduta così, voleva uscire e la facciamo uscire. E quindi dovete capire che comunque non possono essere, diciamo, interattivi che possono riguardare tutte le persone che seguono. Però quando poi pesca l'energia giusta, allora lì è un caso più che raro, insomma, non è scontata questa cosa. Per cui io poi ovviamente vi dico sempre di approfondire con un consulto personale, perché le storie possono essere simili, più o meno, no? Perché più o meno quando escono queste storie, insomma, sono sempre storie di coppie che non vanno bene, che c'è un tradimento, c'è un abbandono, c'è una sofferenza, perché certamente chi è felice e contento manco li va a vedere questi interattivi. È uscita questa carta, le idee chiare, questa esce sempre, questa carta, ma io ne voglio via un'altra. Perché alle idee chiare, sono 20 anni che alle idee chiare questo o questa, cioè voglio dire, prendiamone un'altra, ma stufato sta carta. Perché esce sempre che alle idee chiare, ma poi non sembrerebbe che ha così tanto le idee chiare. Vediamo se ne esce un'altra. Quindi, insomma, per la legge della sincronicità va bene, però ripeto, qua ne sono uscite, è stato male. Questa è un'altra carta che esce sempre e ti pensa ora. Vabbè, lasciamole stare. Allora, le lasciamo stare queste. Come vedete, c'è una costanza. Io quando magari prendo queste carte azzurre, spesso esce questa carta che ha le idee chiare. Vediamo. Allora, andiamo alla lettura. Mi raccomando, ragazze, non vi arrabbiate se non è vostra. Se non è vostra la stesa, lasciate correre. Dovete proprio lasciare correre, perché assolutissimamente, se non è la vostra stesa, non dovete fissarvi sulle risposte, va bene? Allora, qui che cosa c'è? Abbiamo centrale la giustizia, perché questa è come se fosse una sola carta, no? Che poi in realtà ne sono uscite tre. Quindi qua c'è una situazione di ordine, di armonia e di legalità. Probabilmente non è per tutti, però
Ma potrebbe essere che voi con questa persona avete una sorta di legame stabile, o lo desideravate, oppure è lui che è impegnato e voi magari siete l'altra. Ci sono queste possibilità. Poi vedete qual è quella che più vi può essere congeniale. Qui abbiamo una carta dell'illusione, la carta del 7 di coppe. Vedete, c'è una persona che corteggia, che insomma fa un po' di salamallecchi, come si suol dire. Questa donna si pregia di questo, però vedete, a parte le piume, i pavoni e tutte queste belle cose, questa persona indossa una maschera e c'ha un naso lungo, quindi qua un po' di segreti, bugiardo, illusorio. Infatti questa è la carta dell'illusione, pensieri, diciamo. Potrebbe anche essere una sorta di corteggiamento, ma un corteggiamento che porta all'illusione, a un pensiero di illusioni. Allora, qui vediamo la carta dei deliranti, quindi non ha una bella energia questa persona, vedete, è uno che un po' si esalta un po', a delle contrarietà, magari ce l'ha con voi. È una persona che aspetta, vuole notizie, o forse queste notizie le volete voi, che siete così in attesa di una persona in arrivo. E questa persona, secondo me, sta per arrivare, perché abbiamo la prossima novella. Però questa carta, oltre che la prossima novella, significa anche la carta dell'intimità e la carta dell'attrazione, dell'intimità, del privato che voi probabilmente avevate con questa persona. Qui c'è un asso di coppe, quindi qua c'è un grande amore o la nascita di un presunto tale. E abbiamo anche la carta del litigio, il King numero 6, il litigio. Quindi qua c'è stato un litigio. Un'incomprensione tra innamorati che può provocare la rottura. Ok, quindi qua mi viene fuori un corteggiamento un po' illusorio, un corteggiamento con pensieri un po' illusori. Una persona che ha questa energia, ma che comunque in qualche modo vuole una prossima novella, vi vuole dare una giustizia, è come se avesse scoperto di essere innamorato, o comunque lo è sempre stato, ma qui c'è stato un litigio. Vediamo il litigio, che altro ci dà? Comunicazioni desiderate, vorrei venire ma mi trattengo, ti pensa ora, è stato male alle idee chiare. Quindi qua c'è un recupero di una relazione, un recupero di una situazione a cui voi probabilmente tenete tanto, perché state qua col bel vedere, vedete, puntate e aspettate questa notizia o questa persona in arrivo. La pensate, la aspettate, la bramate. Qui c'è un asso di coppe, c'è stato un litigio, ma qui ci sarà l'ordine, ci sarà l'armonia. Vedete, questa persona vorrebbe già venire da voi, però si trattiene. Si trattiene perché comunque evidentemente ancora non ha trovato la giusta comunicazione per farlo, ma la troverà. Comunicazioni desiderate. Ora, l'unica carta che mi lascia perplessa è questa dell'illusione. Vediamo perché viene fuori questa carta. Io amo aprirla perché la stessa è molto bella. Ci parla di un recupero, ci parla che questa persona è stato male durante probabilmente questo litigio, questa incomprensione, ma qui ci parla questa carta di un'incomprensione tra innamorati, quindi l'asso di coppe e la giustizia. Qua ci parla, può essere un legame stabile di cui parliamo, dove ci sono dei figli, una situazione, oppure questa persona potrebbe essere impegnata, però ha un amore per voi e quindi vi pensa in questo momento, alle idee chiare, è stato male, vorrebbe venire da voi, ma si trattiene. Vediamo intanto questo 7 di coppe, poi ne voglio vedere pure perché si trattiene questo. Allora, vediamo il 7 di coppe. Abbiamo il 7 di coppe, abbiamo il 6 di denari, quindi qua c'è una condivisione di novità e si è guardato oltre. Matrimonio di interesse, conflitto. Abbiamo la papessa. Allora, ragazze, vi dico senza indugio che questa persona è impegnata.
Quindi l'illusione che vi ha dato è dovuta dal fatto che probabilmente ha un'altra. Magari non ve l'ha detto subito, magari voi l'avete scoperto e poi siete andate all'incomprensione, al litigio. Però questa persona, nonostante voi siete la donna nascosta, qua c'è un'incostanza, in amore, però qui c'è un destino propizio, cioè qua c'è un matrimonio di interesse. Questa persona è legata a questo suo matrimonio di interesse, però diciamo che non vuole condividere in maniera lo tiene per interesse, ma qua l'amore è vostro, eh? Quindi qua ci sono dei dubbi evidentemente riguardo questa coppia e quindi l'illusione è questa, che questa persona vi ha così, vedete, con la papessa, la ruota, 5 di bastoni e 6 di denari. Il conflitto e l'illusione nasce dal fatto che vi ha nascosto questa situazione. Ok? Quindi questa l'abbiamo chiarita. Adesso vediamo perché si trattiene, ma qua mi viene da dire che si trattiene perché è impegnato, eh? Però voglio vedere. Impazienza, emozioni forti, progetti, agisce, al fondo del mazzo abbiamo illusione. Ecco. Allora, si trattiene perché questa persona, vedete qua, le carte delle illusioni sono due, relazioni con altri obiettivi, menzogne. Quindi questa persona all'inizio vi ha un po' illuso, aveva probabilmente altri obiettivi. Qual era l'obiettivo? Portarvi a letto, perché infatti lui con questi comportamenti un po' da deliranti voleva questo, però poi strada facendo questa persona si è innamorata. Voi probabilmente l'avete mollato perché avete saputo di questi segreti, è venuta fuori la papessa, per cui a questo punto avete provocato il litigio, le incomprensioni. Però questa persona, vi garantisco che vi pensa, è stato male, adesso ha le idee chiare e verrà sicuramente a dirvi che ha delle emozioni forti. Vedete, c'è l'asso di coppe, vuole agire, vuole progettare, anche se in questo momento c'è una sorta di impazienza. Vorrebbe venire, ma si trattiene, però è ancora insicuro, ma qua la situazione si volgerà sicuramente a vostro interesse per quanto riguarda i sentimenti. Non vi garantisco completamente la esclusione della stabilità che ha con questa donna, perché qua c'è un matrimonio di interesse, quindi c'è una situazione che a lui interessa anche a livello, diciamo, materiale. Ragazze, questo è tutto. Io vi aspetto tutti e tutte nei commenti. Mi raccomando, se è la vostra, ok, se non è la vostra, lasciate correre, eh? Non è per forza che ve la dovete fare calzare. Quindi, se non è la vostra, lasciate correre domani, dopodomani, insomma, io lo faccio tutti i giorni. Mi raccomando, un like, un'iscrizione e soprattutto mi raccomando, appuntamento a domani. Non mancate. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!